L'Elite Volley, società di pallavolo di Libena in provincia di Padova, vanta quest'anno all'incirca 10 formazioni e partecipa a tutti i campionati femminili, dal mini volley sino alla Serie C. Da quest'anno fa parte anche del Pool Patavium. Sentiamo assieme a quali società. Le società sono le Vigonza Volley, il Vintage Volley, sarebbe il vecchio Tagì, noi che siamo l'Elite Volley e Vigo d'Ardere Volley. Il Pool Patavium è più di una semplice collaborazione tra società diverse. È essenzialmente un nuovo modo di concepire e fare pallavolo, come ci spiega il direttore generale Nicola Martinello. Pool Patavium è più che un progetto, lo chiamo una filosofia, nel senso che va ad abbracciare tutte quelle società che si riconoscono in questo tipo di metodologia, che non è più incentrata su atleta e strumento della società per raggiungere obiettivi di tipo di campionato, comunque obiettivi tecnici, ma sono le strutture sociali o comunque l'ambiente tecnico che è strumentale alle atlete per lavorare su di loro e per comunque concedere a loro la loro maggior possibilità di crescita. I progetti non si fermano qui, sì, perché a livello di Under 14 esiste una formazione chiamata Azzurra 2, che raggruppa le atlete più rappresentative delle società partner, senza privarle però di tutti gli elementi più forti. Io alleno l'Under 14 e alleno una selezione delle 5 società nella categoria Under 14, e quindi con questa selezione abbiamo inteso prendere non proprio le migliori, ma fare una squadra che si chiama Azzurra 2 e con le ragazze abbastanza rappresentative di tutte le 5 società. La formazione di punta dell'Elite Volley partecipa al campionato regionale di Serie C dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione. Sentiamo com'è stata costruita. In linea con la filosofia della società, che è di puntare ai giovani, la Serie C quest'anno è una Serie C giovane. L'organico è stato premiato, sicuramente il gruppo che ha conquistato la promozione lo scorso anno, con l'innesto di 4 giocatrici giovani che fanno parte del pool, e appunto la squadra è stata iscritta come squadra giovane. L'obiettivo è sicuramente, come primo anno, il mantenimento della categoria. Sicuramente la Serie C punta a far bene, ma all'interno del progetto societario rappresenta soprattutto uno stimolo per le ragazze che giocano nelle altre categorie. La Serie C fa sempre gola perché è una grande squadra, vince, ci sono delle atlete fortissime. E a noi, diciamo, dà lo spunto di partire, di aver la voglia di continuare anche negli anni. E allora andiamo a conoscere più da vicino questa seconda divisione e capiamo da che ragazza è composta. È una seconda divisione nuova, infatti ci sono anche nuovi elementi dell'Under 18 che giocano insieme a noi, facciamo allenamenti insieme, e quelle dell'Under 18 giocano sia con noi sia in un loro campionato, quindi hanno, diciamo, un doppio motivo di crescita. Noi personalmente della seconda divisione non andiamo in Serie C, però quelle dell'Under 18, per dare appunto più spazio, vanno ad allenarsi con la Serie C, quindi c'è anche un motivo di crescita personale. Elite Volley è anche più di questo. Da parecchi anni qui a Limena si organizzano eventi in grado di coinvolgere il territorio e non solo. In questo momento Elite Volley parte ogni anno, per esempio, con la stagione dei mini volley, facendo da apripista con l'Halloween Cup, che viene fatta appunto nel periodo di Halloween, dal 31 di ottobre oppure l'1 di novembre, presso queste palestre, quindi il primo concentramento di mini volley. Anche quest'anno verrà riproposto un torneo di Natale, fatto il 26 e il 27 di dicembre, chiamato Christmas Cup. Sarà un torneo quest'anno, probabilmente, non voglio svelare altro perché siamo ancora in fase di organizzazione, comunque di estrema qualità. C'è anche il patrocinio della federazione e la partecipazione di varie squadre a titolo, probabilmente squadre di carattere regionale.